giovane che vuole lavorare con il merito, quale narrazione positiva può trarre dal fatto che tuo fratello ti assume e in cambio ottiene un rimborso? Cioè, io non capisco veramente se questo le sembra sensato o no. Per me non c'è migliore esempio per un giovane calabrese del procuratore Gratteri, che è un calabrese di Gerace, che fa un'opera meritoria per la Calabria. Scusi, chi è che gliel'ha detto? Perché lei ha guardato a destra della telecamera e qualcuno gliel'ha detto. Questo non lo accetto. Io non lo accetto, perché non esce da lei, non esce da lei, esce da un altro. Mi sono rotto le palle di questo tipo di politica. Mi sono rotto le palle. Lei deve chiedere scusa a Gratteri. Chieda scusa a Gratteri, perché non l'ha detto lei. Io gliel'hanno suggerito. Si vergogni. Gliel'hanno suggerito. Io l'ho trattata bene. Ma quando vedo quello che è stato detto, non sono un coglione. Si vergogni, Giletti. Io non sono un coglione, non faccia capito? Scandalo. Mi guardi in faccia. Chi gliel'ha detto? Sposta la telecamera. Sposta la telecamera all'operatore. I collaboratori di la sposta la telecamera. Centrarmi, e allora per questo mi sono prima centrato, di parlare di Gratteri, pulitevi la bocca prima di parlare di Gratteri. No, e se non viene dal cuore, esempio per i giovani, ci vergogni, lo ribadisco, non è una cosa sua. Ho detto gliel'hanno suggerito alle spalle, ho detto qual è l'esempio per i giovani. Apri inquadratura. Lei voleva fare questa trasmissione per screditare la nostra terra. No, io screditato persone come voi che fate le commissioni scuse, una miscellanea di cose che non c'entravano niente. Non andate in commissione, firmate, prendete i soldi, e lei dice che non ha mai visto niente. Si vergogni. Prendiamo i soldi chi? Si vergogni. Io la querelo. Mi faccia vedere l'inquadratura. Se ha coraggio, faccia vedere la persona che le ha suggerito. Lei si vuole sostituire alla magistratura. Faccia vedere la persona che le ha suggerito per fare bella figura. Faccia vedere la persona che ha suggerito il nome. Non ha neanche coraggio, vede? Ho detto che il suo operato era meritorio quando raccontava degli sprechi, delle gettonopoli e tutto il resto, ma lei sta con questo atteggiamento, mi lei, sta dimostrando quello che ho sempre lei pensato. Lei ha usato il nome di Gratteri in modo fuorviante. Lei ha detto che rubiamo i soldi. Lei domani da parte mia riceverà una querela. Io non ho mai usato questa parola. È registrato. Prendete i soldi adesso, Giletti. Prendete i soldi. Non ho mai usato questa parola. Lei si agita e non sa nemmeno, non ha nemmeno la lucidità di sapere quello che sta dicendo. Ha detto prendete i soldi. Domani da parte mia riceveranno quella. Prendete i soldi con commissioni finte che non esistono, come sostengono lei gli uomini della procura. Si vuole sostituire la magistratura. No, io l'ho chiesto, mi faccia lei vedere chi le ha suggerito il nome. Lei non è un giurista, è un valente giornalista, ma non è un giurista. Allora, se lei è corretto, mi fa vedere chi ha suggerito il nome di Gratteri, che è dietro la telecamera. Me lo fa vedere non dopo la pubblicità. Nessuno. Dopo la pubblicità, adesso andiamo in pubblicità. Bravo Massimo.